Grazie Presidente. Oggi è una grande giornata perché finalmente stiamo portando in aula la delibera che istituisce non il delegato della sindaca, ma il garante per l'infanzia, per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, così come recitato dallo Statuto di Roma Capitale. E infatti noi vogliamo guardare avanti perché se guardiamo indietro ci domandiamo come mai chiunque è venuto prima, che a tutti hanno tanto a cuore l'infanzia e l'adolescenza, non si sono premuniti di fare prima questa scelta. Poi, onestamente, io raccolgo il suo invito a non scendere in polemica, perché in effetti non c'è da polemizzare, però c'è da ribadire una serie di cose. Noi avremmo anche scritto tre paginette con 20 righe, ma tutto ciò che è stato richiesto dalle opposizioni, che noi abbiamo bocciato, era già previsto nella delibera e quindi io mi domando addirittura se l'abbiano letta e se l'hanno letta, se l'hanno capita, perché c'è scritto chiaramente il garante è di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti, nonché delle problematiche sociali ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età. Quindi quello che chiedevano c'è oltretutto, dicono che volevano che potesse il garante esprimere pareri non vincolanti. Cioè, andatevi a vedere l'articolo 2 al punto F o E, c'è anche quello. In ultimo, per lo svolgimento dei propri compiti, il garante è supportato da un ufficio composto da 8 unità, quindi abbiamo previsto anche questo. Qualsiasi cosa loro avessero chiesto era prevista. Allora è importante avere questa figura che è in linea con la Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Per i diritti di tutti i bambini e le bambine, per il diritto alla salute, per il diritto alla socializzazione, alla partecipazione alla vita sociale, il diritto al gioco, il diritto allo studio, soprattutto il diritto all'ascolto e alla partecipazione nelle scelte che riguardano la loro vita. Noi valutiamo e consideriamo seriamente quello che dicono le opposizioni, talmente seriamente che andiamo anche a verificare quello che scrivono prima di dire no. E i nostri no non sono leggeri, sono sempre studiati. Io capisco che può, non dico dar fastidio, non dico dispiacere, però magari può essere un piccolo smacco che questa cosa così importante per i diritti delle bambine e dei bambini l'abbiamo fatta noi. Però a noi non interessano queste cose, perché l'importante è che da domani ci sarà uno strumento in più per ogni bambino, per ogni bambina, per ogni adolescente di questa città e noi di questo ne siamo fieri. Voglio aggiungere a chiosa che noi non salivamo sui tetti per difendere i diritti dei bambini, ma per difendere i diritti della Costituzione, ma ovviamente qui ci sono persone che non hanno memoria politica. Grazie.